si gioca in un'atmosfera pazzesca, le immagini non rendono bene l'idea del clima che si respira in campo e sugli spalti. Con me come sempre c'è Daniele Adani, per i palati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi propone un match straordinario di Serie A, match tra Lecce e Juventus. L'atmosfera è da brividi, ma non so se i nostri amici a casa la sentono, riescono a sentire il calore e l'emozione che si respirano qui sugli spalti. Ora affidiamoci allo spettacolo, è quello del campo, quello che dice la verità. Queste le scelte del tecnico giallorosso del Lecce. Si schierano con quattro difensori, cinque centrocampisti e una sola punta. L'obiettivo è creare densità nel mezzo, in questo 4-5-1. Rinunciano a qualcosa in avanti, almeno sulla carta, ma i centrocampisti dovranno sacrificarsi a turno per supportare un'unica punta di ruolo. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pierre. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Partiti è della Juve il primo possesso. Cambiaso. Cop Miners. Teun Cop Miners. Opportunità. Portiere si distende e si oppone senza problemi. Secondo me qui ordinare amministrazione per uno come lui. Ne ha viste molte di peggio. Va direttamente in area. La allontana. Ramadani. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Ottimo quel allungo sull'avversario. Può far male da lì. 1-0, non ha sbagliato, cambia subito la storia. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Un cioccolatino da scartare, un gol facile facile a tu per tu col portiere. Conclusione di potenza e palla in rete. Si gioca, Juve con un gol da recuperare, si attende adesso la risposta bianconera. Teun Cop Miners. Cop Miners. Che frattura. Cop Miners col pallone. Occhio al suggerimento. Colpito il pallone dal difensore. Propone lateralmente il Lecce. Occhio al traversone. Pericolo scampato con questo pallone.
Teun Cop Miners. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Conclusione preda, facile del portiere. Si affaccia nella tre quarti avversaria la Juve. Vlahovic ha sprecato l'occasione per il pari. La palla sembrava già in rete e invece è riuscito a sbagliare da posizione davvero invitante. Si affida al lancio lungo qui, può metterla da lì, parata eccezionale, intervento prezioso questo, pareggio solo sfiorato, in merito del portiere che ha sfoderato una parata super per blindare la porta e il risultato. È stato grande protagonista il portiere, una parata che vale come un gol, adesso provano a venire avanti. Koulibaly, intervento fondamentale. Partono in contropiede. Vlahovic. Azione pericolosa. A caccia del gol del pari. La risposta, ma non è finita. Conquista un calcio d'angolo la Juve. Occhio al tiro della bandierina. Palla deviata e intervento decisivo. Niente da fare, il difensore recupera. Koulibaly. Koulibaly. Buono il contrasto. Palla profonda di Vlahovic. Respinge il difensore. Koulibaly. Avanza la Juve. Palla che filtra benissimo. Bravo il portiere a dire di no. Palla fuori di nulla qui. Ha tentato il tiro da una posizione complicata, peccando forse di un po' d'egoismo, eh? Cercare l'aiuto della squadra avrebbe probabilmente portato risultati migliori. Il dato sui tiri premia la Juventus, eppure la formazione bianconera si trova sotto nel punteggio. Come si spiega? È facile. Non hanno sfruttato dovere le occasioni create. Alla fine la cosa la paghi. Sottoscrivo, non riescono fin qui a concretizzare. Vediamo se riescono a concludere al meglio questa azione. Fanno girare il pallone, non sembrano avere fretta nonostante lo svantaggio. Locatelli. Francisco Conceição. Bravo Vlahovic! Facile qui per Falcone. Ramadani. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Cop Miners. Teun Cop Miners. Possono sorprendere la difesa, c'è spazio. Non concede nulla all'attaccante. Teun Cop Miners. Può nascere qualcosa di buono qui. Cop Miners. Attenzione al pallone per Vlahovic. Ci arriva il portiere ma non è finita. Li porta via bene il pallone. Cop Miners.
Teun Kopmeiners. Koulibaly. C'è la possibilità della ripartenza. Prova il tiro. Si salva il portiere, ma non è finita. Occhio al suggerimento. Prova a piazzare. Parata eccezionale questa. La mette in mezzo. Oddio, così così non è finita. Possono respirare. Manuel Locatelli. Si va da Locatelli. Cambiaso. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Primo tempo che sta per andare in archivio, gara aperta a ogni risultato, al momento sono gli ospiti a dover inseguire. La situazione è sotto controllo, hanno un solo gol da recuperare. Non devono commettere l'errore di affrettare troppi tempi o rischiano di esporsi alle ripartenze avversarie. Devono continuare a giocare a calcio usando il cervello, perché manca una vita alla fine. Pallone molto pericoloso questo. Grande recupero difensivo, situazione complicata. Partono in contropiede. I tifosi vogliono il tiro. Dice di no con una super parata. La calcia in profondità. La butta via in avanti. Arriva il segnale di chiusura della prima frazione, ci ritroveremo per la ripresa. La sua prova fin qui è sicuramente al di sotto delle aspettative. Troppa pressione? Non ha creato particolari imbarazzi al portiere fin qui, troppo molle in fase conclusiva. E senza i suoi gol è difficile ipotizzare una rimonta. È il Lecce che manovra il primo pallone della ripresa. Che Fred Durham. Francisco Conceição. Continuano a spingere. Palla interessante in profondità. Bravissimo qui, ha recuperato un pallone complicato. Raffia. Occhio al contropiede qui. Attenzione alla possibilità. E il pallone entra. Adesso hanno due gol di margine. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Aveva diverse opzioni per battere la rete, alla fine ha preferito colpire di potenza e ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Kopmeiners prova a farsi vedere in avanti. Kopmeiners. E il pallone entra e c'è il gol di Dusan Vlahovic. Ha fatto davvero un bel gol, guarda Pier, ha ricevuto spalle alla porta e ha concluso a rete girandosi in un fazzoletto. Rete della Juve.
gara che riparte con la Juve che ha ridotto lo svantaggio portandosi a una sola lunghezza dagli avversari. Si fa intercettare palla qui la Juve. Ramadani entra in campo con il numero 11 Nicola Sansone. Cerca la verticalizzazione. Top Mainz. Portiere può respingere, pallone che resta lì. Tocco vincente, ha sbagliato il portiere e lui ha colpito. Rivediamo il gol. Portiere non mi è sembrato onestamente molto sicuro sulla prima conclusione. Doveva allontanare meglio invece di lasciargli la palla. Questi livelli si pagano certi errori. Ha segnato la Juve. 2-2, bella partita, parità assoluta. Raffia. Scatta verso la porta. Che gol e che vantaggio adesso, grande rimonta. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. A tu per tu col portiere lo ha combinato con una conclusione potente sulla quale l'estremo difensore non ha potuto nulla. Poteva scegliere una soluzione più elegante, forse sarà per la prossima volta, dai. Partita molto spettacolare. Gallo. Sansone. Sansone. Buono qui il lancio. Pallone scodellato. La allontana. Vlahovic. C'è spazio, attenzione. Palla dentro, è arrivato il raddoppio. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Non ha avuto problemi a battere il portiere da quella distanza così ravvicinata. In effetti bisogna davvero impegnarsi per spedirla fuori da quella posizione. Risultato adesso sul 4-2. Gilbert. Baschirotto. Koulibaly. Entrata pulita e pallone recuperato. Per una nuova possibilità dopo il rinvio. Pallone allontanato. Top Miners. Non può sbagliare da lì. Pallone in rete e adesso 3 gol di vantaggio. Gol che sottolinea la cifra tecnica di questa squadra. Hanno fatto girare palla con una velocità e un'intensità tali da eludere qualsiasi intervento avversario e poi hanno depositato la palla in rete.
Gara che riprende, Juve che sembra aver preso davvero il largo, sono tre ora le lunghezze di vantaggio per i bianconeri. Evita l'avversario, la mette in mezzo, la mette giù, ma occhio al pressing. Tutto fermo e fuori gioco. Pensava di essere al di qua dell'ultimo difensore, invece era oltre. Palla persa dalla Juve. Gioco che ristagna nella zona centrale, squadre che faticano. Occhio alla ripartenza. Rete, e con questo sale a due oggi, l'impressione che potrebbe trovarne anche altri. Ci viene riproposta l'azione del gol, non potevano sbagliare qui, erano in superiorità numerica. Si riparte con il risultato di 5-3, tanti gol. Gatti. Wea. Cop Miners. Alla profondità. Teun Cop Miners. Cambiaso. Manuel Locatelli. Teun Cop Miners. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Paschirotto. Sansone. Gran palla, pericolo. I tifosi lo invitano a provarci, distanza giusta. Dice di... No, con una super parata. Palla messa in mezzo. Allontana solo per un attimo. Non c'è nulla qui. Gatti. Hanno scelto il possesso palla della propria metà campo per difendere questo risultato fino alla fine. Attenzione perché è solo. Sventa bene questo tentativo del portiere. 600 secondi da giocare ancora. Azione che può diventare pericolosa. Occhio alla palla gol. Possono provarci di nuovo. Parata eccezionale questa. Corner in aria. Sansone. Gilbert. Propone lateralmente il Lecce. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Può andare al tiro. E c'è il gol. Attenzione, in questo finale stanno cercando una rimonta incredibile. E questo è un gol che merita di essere rivisto. Da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. Conclusione non impossibile da sottomisura. Era più facile segnare che mangiarselo da quella distanza. Ha avuto comunque il merito, va detto, di farsi trovare il posto giusto al momento giusto. Douglas Lewis. Wea. C'è la norma del vantaggio che favorisce il Lecce. C'è il rilancio lungo. Wea.
fallito il pallone del doppio vantaggio. Hanno ancora un gol di vantaggio? Se avessero segnato, probabilmente la partita si sarebbe chiusa definitivamente. Concessi 4 minuti di recupero. Intercetta bene qui nella tre quarti avversaria. Cerca il punto debole per colpire. E il portiere dice di no. Occhio a questo tiro della bandierina, una delle ultime possibilità per trovare il pari. Batte lungo. Difesa non perfetta, non è finita. Grande parata qui sul tentativo di testa. Altra possibilità da angolo. Attenzione perché allontana male. Si oppone bene al tiro, ma non è finita. Grande intervento del difensore in area. Wea. Douglas Lewis. Attacca lateralmente la Juve. Servito Fagioli. Brava la conclusione. Dice di no con questo intervento. Vogliono sfruttare questa opportunità per chiudere la gara. Rinvio difettoso. L'arbitro fischia la fine. La Juve porta a casa questi tre punti. Il punteggio sorride loro nonostante una netta supremazia territoriale avversaria, come evidenziato dal dato sui tiri in porta e sul possesso palla. Hanno difeso bene, hanno sfruttato le ripartenze per colpire. Top Miners.